A Giulio Cainarca, a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Come detto stamani in rassegna stampa, ci accingiamo, ma nella prima parte della trasmissione, a tornare sul tema del post referendum, sui commenti che sono stati fatti dopo il referendum in Lombardia e in Veneto e sul quadro politico generale. Intanto, velocissimamente, le prime due notizie della prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento: all'Italia il fondo Cerberus, un fondo di investimenti statunitense, è interessato all'acquisto dell'ex compagnia di bandiera italiana. E poi, secondo titolo, sulla legge elettorale, ripresi i lavori. Oggi prima fiducia al Senato. E su questo tema, tra l'altro, proprio è più che opportuno la presentazione del nostro ospite, come vi dicevo stamani, il professor Paolo Becchi, che dovrebbe essere già in collegamento telefonico con noi. Grazie, professore. Buongiorno, innanzitutto. Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. In Dicevo, effetti, ecco, opportuna la sulla tua legge. presenza perché abbiamo accennato la volta scorsa al fatto che hai appena pubblicato insieme a Giuseppe Palma un libro su questa questione della legge elettorale, edito da Arianna Editrice, Come finisce una democrazia, i sistemi elettorali dal dopoguerra a oggi, e che coloro che ci ascoltano possono trovare online, su internet, scaricarlo al prezzo modico, mi sembra, di 3 euro, no? Tra le altre Sì. cose. Sì, appunto, noi abbiamo cercato di offrire diciamo al cittadino uno sguardo generale sui sistemi elettorali e insomma mi pare che ormai la partita si stia chiudendo con questa legge che presenta sicuramente dei profili anche se vogliamo di incostituzionalità, comunque è probabile che con questa legge si andrà alla fine A votare. a votare. E, sì, certo, il grande rammarico più che altro è il voto disgiunto, perché in questi sistemi misti, proporzionale maggioritario, insomma, il voto disgiunto è una garanzia per il cittadino. Con questo sistema elettorale, ahimè, tu andrai a votare per un elettore sui collegi nominali e poi te ne troverai degli altri sul proporzionale che magari non desideravi No, votare. Insomma. professore, io voglio fare un piccolo inserto su questo perché tu sei un esperto della questione e ripeto, hai appena pubblicato con l'avvocato Giuseppe Palma questo libro, no? Allora, tu mi devi spiegare una cosa, perché nel libro voi dite sostanzialmente che insomma, il nostro Parlamento è riuscito per ben 2 volte a fare leggi elettorali che poi sono state bocciate dalla Corte Costituzionale. Allora, io presumo che se un domani qualcuno sottoponesse questa che sta per nascere al giudizio della Corte, verrebbe ribocciata, perché mi fa capire qual è il rispetto della democrazia del cittadino e del peso del singolo voto nel momento in cui io non so nemmeno come verrà distribuito il mio voto. Perché se voto un candidato nel collegio uninominale, il mio voto viene trascinato addirittura su una coalizione, cioè spartito, smembrato a seconda dei componenti della coalizione. Mi sembra una follia incredibile a me, detto per inciso. Sì, ma difatti nei sistemi che adottano un criterio simile al nostro, il voto disgiunto è ammesso, ma anche nel Mattarellum originario, che era un sistema maggioritario, c'era il voto disgiunto. Quindi direi che tutti si sono concentrati, no? Sul problema delle preferenze, ma il problema delle preferenze è pure importante perché la Corte Costituzionale ha ribadito questo aspetto. Ma per esempio le preferenze nel sistema proporzionale tedesco non ci sono, eppure è un sistema proporzionale che dal secondo dopoguerra ad oggi funziona e garantisce un livello di democrazia superiore, molto superiore a quello francese. Alternative se voi ce l'ha preso i voti, bene, allarghiamo addirittura il Parlamento perché lì non c'è un numero fisso e quindi sono stati in tanto e hanno aumentato il numero di seggi a disposizione. Se non è questo un sistema democratico, ne voti. Quindi il cuore del problema, secondo me, resta il voto disgiunto. Ora, negli altri due sistemi erano chiari gli elementi di incostituzionalità.
E qui sarà molto più difficile, poi sai, dipenderà molto dalla dai membri della Corte Costituzionale, però sicuramente questo beh, ma il voto del cittadino, no, ma scusami, professore, il voto del cittadino però in questo modo non è più uguale, perché alla fine se io voto solo nel proporzionale, vabbè, voto un partito e poi questo mi si trascina anche sul candidato maggioritario, no? Se io invece faccio il contrario e voto solo per il candidato, non ho la certezza che il mio voto vada a un partito, ma magari viene distribuito in una coalizione, a seconda però del risultato ottenuto da quelli che hanno ricevuto solo voti nel proporzionale. Cioè il mio voto viene smembrato, ma secondo quello che decidono altri elettori, non io. Cioè mi sembra un assurdo, sinceramente. Certamente che è un assurdo. C'è da dire che comunque... tu hai votato un candidato dell'uninominale che è collegato ad una serie di liste autonome, quindi non è che tu dai il voto dell'uninominale ad un candidato e poi ti ritrovi nelle liste uno del PD, non è questo. No, certo. È il fatto che nelle liste insomma, la lista è già preformata, perché i candidati sono già tutti indicati, tu non puoi, ecco, la preferenza dire ma io avrei preferito questo o quell'altro. Perché? Perché i listini sono completamente bloccati. Tu comunque, votando quel candidato nel nominale, hai quel pacchetto, hai nella stessa scheda, mentre invece in Germania per l'appunto c'hai due schede, gli altri delle liste connesse a quel determinato candidato. Quindi sicuramente un problema. C'è da dire però una cosa, adesso molti stanno accusando la Lega, in particolare Salvini, il traditore, perché d'improvviso si è messo a votare questa legge. Ma c'era un sistema diverso, il Tedeschellum, diciamolo tra parentesi, che tra l'altro non prevedeva neanche le preferenze, quindi anche questo problema delle preferenze non c'era neanche nel Tedeschellum, che comunque rappresentava un proporzionale. Chi è che ha fatto cadere quel sistema che c'era con l'accordo di tutti? Il Movimento 5 Stelle. Quindi voglio dire, non si può adesso andare a piangere sul latte versato. In fin dei conti l'errore è stato commesso quando c'era in discussione il Tedeschellum dal Movimento 5 Stelle, che come sappiamo non è stato ai patti, tra l'altro dimostrando una grandissima incapacità politica, perché quel sistema avrebbe molto avvantaggiato il Movimento 5 Stelle, mentre questo chiaramente lo danneggia. E per quale motivo Salvini avrebbe non dovuto votare un sistema da lui magari non voluto, ma che comunque lo avvantaggia? Sotto questo profilo, considerato che questo sistema c'ha un mix tra proporzionale e maggioritario, e la Lega voleva soprattutto un sistema maggioritario, alla fine ha deciso di votarlo. Ecco, non per questo mi sembra di dover parlare di un tradimento di Salvini. Possiamo soltanto dire che il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere un pirla. Questo che possiamo dire. Ma non che uno che si rende conto come Salvini, che mi potrebbe venire comodo, dice vabbè, con la poca... Il mio voto comunque è influente, c'ho al momento una pattuglia parlamentare molto limitata, perché mettermi a fare le barricate adesso, dal momento che questo sistema elettorale probabilmente mi avvantaggia e avvantaggia tutto il centrodestra, perché una cosa che il bullo di Rignano non ha capito è che con questo sistema elettorale è molto probabile che abbia una maggioranza, magari risicata, ma proprio il centrodestra. Ecco, e quindi è del tutto evidente che c'è stata una sottovalutazione, si è passati da un sistema che avrebbe favorito il Movimento 5 Stelle ad un sistema che invece tendenzialmente, considerato la disgregazione attuale della sinistra, favorirà il centrodestra. E che per quello Napolitano vuole bloccare, come tu hai scritto, no? Napolitano ha capito che in gioco c'è questo, non tanto di costituzionalità o meno, ma c'è proprio un sistema che tendenzialmente potrebbe garantire il successo al centrodestra, che con tentativo del tutto strumentale vorrebbe cercare di bloccarlo, ma secondo me ormai siamo giunti ad una situazione in cui il processo non si
non si blocca più, andranno avanti a suon di voti di fiducia, anche questo tra l'altro puoi gridare quanto vuoi ma non è vietato dalla Costituzione, sarà inopportuno, è tutto quello che vuoi, ma metterti a gridare oggi ci sarà questa grande protesta, ecco il Movimento 5 Stelle oggi attraverso Grillo cercherà appunto di tacere sugli errori compiuti e di scaricare tutta la responsabilità di quello che sta succedendo sui partiti, sulla cassa, bla 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 bla, e la gente magari ci crederà ancora, ecco, ma in realtà l'errore è stato grosso. Però insomma ormai la battaglia decisiva, sì. Ormai nessuno pensa più a questa cosa, perché ormai la legge elettorale, ripeto, quella è, pare addirittura d'arrivo, quella è, e si tratterà di vedere se poi sarà una terza legge incostituzionale. Secondo me alcuni profili ci sono, ma il dato realistico, oggettivo di fondo è che con questa legge elettorale si andrà a votare. E magari si chiuderà quell'epoca del colpo di Stato permanente, giusto per citare un altro titolo della tua bibliografia, sì, che si è aperta 5-6 anni fa. Guarda, sì, esatto, ma comunque la partita decisiva adesso è la Sicilia, cioè mi sembra abbastanza evidente che la partita decisiva è la Sicilia, archiviato un risultato eccellente dei due referendum io su questo ho letto delle cose. Ecco, quindi chiudiamo la parentesi sulla legge elettorale per quanto è importante, sì, e apriamone un'altra, sì, che era poi l'oggetto centrale della nostra discussione. Poi magari sentiamo, sì, abbiamo ancora 20 minuti scarsi, sentiamo anche magari qualche telefonata, perché certo. Dunque tu, io volevo chiederti, professore, la tua valutazione su quello che abbiamo sentito, i commenti vari, li metto dentro tutti, dopo il referendum di Lombardia e Veneto, ne abbiamo sentite di ogni. Sì. Tu che idea ti sei fatto, che valutazione fai della portata intanto concreta di questi referendum e dei commenti che hai sentito? Qual è il più bello, il più bel commento che hai sentito in questi giorni? I più bei commenti che ho sentito sono quelli proprio del Foglio di Cerasa, che secondo me rappresentano il trattamento sanitario obbligatorio, ma vabbè, ma saranno affari suoi, cioè deve vendere un giornale che non compra nessuno, che è soltanto finanziato dallo Stato, si capisce bene che sono qualcosa deve scrivere. Peccato perché c'è una pagina culturale di solito molto intelligente, ma probabilmente lui non la legge, la fa qualche don altro perché è al di sopra delle sue capacità mentali. Il dato di fatto saliente è questo, che è stato presentato soprattutto da lui come la sconfitta di Salvini. Salvini è un uomo finito. Ha vinto Maroni, ha vinto Bossi, e niente, Zaia sarà il futuro presidente del Consiglio. La Lega Nazionale della Le Pen è finita. Cioè, o questo vive sulla Luna, oppure è in senso dottosquigliano, direi per non offenderlo, un idiota, oppure sta semplicemente contando delle frottole. Scegliete un po' voi che state ascoltando cosa vi piace di più. Ma sto parlando di lui perché è quello che mi ha insomma sorpreso di più, però questa è una linea di pensiero che è stata abbastanza... No, tra l'altro addirittura, difficile. Scusami se ti interrompo, ma addirittura abbiamo visto sul Corriere della Sera, su quello che rimane, sì, di questi giornalini, diciamo, che vendono pochissimo, sì, ma sono ancora considerati mainstream, beh, abbiamo, sì, visto addirittura rimpiangere il forza leghismo, quei bei tempi degli anni 90. Sì, appunto, incredibile. Sì, hai ragione, cioè io ho fatto quell'esempio perché mi è rimasto così, un po' così in testa, anche perché questo era uno che quando ha perso la Le Pen ha scritto che il populismo era morto, bisognerebbe ritrovare quei Twitter ricevati quando diceva il populismo è morto, dopo quello che è successo in Austria, quello che è successo nella Repubblica Ceca e quello che succederà in Italia l'anno prossimo. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere. Però è vero, sono i grandi giornaloni quelli che fanno pubblicità e che fanno opinione, eccetera. Ma io lo trovo una lettura completamente sbagliata. Perché? Perché il messaggio della Lega Nazionale non era mai stato, almeno io l'ho sempre interpretato così, non nel senso nazionalista della Le Pen, ma in quel nazionalismo di cui io avevo parlato in diversi miei scritti, sul libro, ma anche insomma su riviste scientifiche,
in cui facevo capire che si trattava di un nazionalismo che si poteva tranquillamente coniugare con il federalismo delle origini. Cioè la grande capacità di Salvini, secondo me, è stata quella di fare una rottura morbida, se vogliamo, con il passato, non rinnegando niente del passato, ma cercando di riattualizzare quel passato nel presente. Cioè l'ipotesi federale, di un cambiamento federale, dello spazio alle autonomie, questo non è mai stato contestato da Salvini. Chi ha letto Salvini in senso leppenista, dall'inizio, lo posso dire con chiarezza, non ha capito un cazzo né di Salvini né della Lega. Il cambiamento morbido che ci sarà, mi auguro, non lo so, perché non è che sarà quello semmai di presentarsi alle prossime elezioni, come io avevo scritto su Libero, con un nome diverso, semplicemente togliendo il nome e presentandosi come Lega degli italiani, Lega soltanto, chiamatela come volete. Il messaggio nazionale non entra in contrasto con un messaggio federale, anzi, io penso che come a questo punto diventa molto possibile un accordo, un'alleanza di centrodestra, tra virgolette, vincerà le prossime elezioni, due dovrebbero essere i punti decisivi adesso, direi. Primo, il recupero della sovranità monetaria e quindi tutto il discorso dell'euro. Secondo, una vera riforma in senso federale dello Stato italiano che è stata bloccata. Quindi sì, ritornare, se vogliamo, ai messaggi degli anni 90 riattualizzandolo, non in un'ottica secessionista, come negli anni 90, secessionista, ma in un'ottica di una riforma federale dello Stato. Ora, il grosso problema qual è di quello che sto dicendo? Sì, ti fermo problema, perché abbiamo un minuto di pausa, poi partiamo da qui, dal problema che contravvede. No, lasciami dire ancora una cosa, perché è proprio il discorso. Mancano le energie al momento culturali per farlo, e questo è il grosso problema. Non ci sono energie sufficienti, almeno io non le vedo, per creare un progetto di questa natura, cosa che negli anni 90 invece c'era, grazie. Ecco, poi lo riprendiamo sto concetto, tra poco. Rieccoci in onda con il professor Paolo Becchi. Professore, io volevo chiederti questo: in che senso tu dici non ci sono le energie culturali per questo nuovo progetto, a differenza degli anni 90? Guarda, io ci stavo pensando proprio tutta la mattina che ci penso, ed è questo. Anni 90, rivoluzione liberale, chiamala come vuoi, nasce Forza Italia. La grande abilità di Berlusconi, che poi non ha avuto seguito, ma si è chiamato intorno a sé un gruppo di professori. Ce ne rendiamo conto che uno dei leader, uno dei maître penseur, non leader, il maître penseur della sinistra, Lucio Colletti, sì, diventa membro di Forza Italia e guida personaggi come Vittorio Mazzier, Giuliano Urbani, Giorgio Rebuffa. Ma voglio dire, il meglio che c'era di allora nell'università italiana, nella cultura italiana, se lo prende Berlusconi. D'altra parte, il gruppo di Milano, quegli scienziati della politica che lavoravano con Gianfranco Miglio, aderiscono alla Lega. Ma questo era un pool di pensatori. Ora, che poi sia andato tutto a puttane, è andato tutto a puttane, d'accordo, è finita così, anche letteralmente, se vogliamo, un po' perché ma ecco, oggi manca questo, cioè non c'è più capacità da parte di tutti. Cioè Vito Berlusconi c'è lui che ritorna costantemente come un'araba felice, cioè c'è soltanto lui. Ma questo perché? Perché la gente ormai si è abituata alle robe facili o cosa? No, era una domanda. Dietro la Lega è niente, non c'è Salvini, è uno che ci dà gravissimo, un leader populista, è l'etichetta giusta, ma che non legge una riga, che non scrive una riga. Il grosso problema è che come elaborazione concettuale c'è soltanto Claudio Borghi, che si occupa dell'euro, che è importantissimo, ma per le cose che vi sto dicendo
piuttosto relativo, ecco, perché devi mettere insieme la sovranità monetaria e cambiare l'idea di sovranità popolare in un senso federale. E oggi, francamente, io non vedo nessuno in grado di elaborare un progetto del genere. Vai alla scuola di partito della Lega, che è l'unica che c'è, che vuole in tutti i partiti che ci sono, boom, ti trovi civili che ti parlano soltanto della flat tax. Non basta, scusate. Non è allora, questa la riforma. Rifammi la domanda perché non lo so. No, la tua è un'osservazione che deve essere di pungolo, di stimolo, direi. Però la domanda era questa qui. Allora, questa drammatica assenza, diciamo, di pensiero, di sostanza, di elaborazione concettuale, intellettuale, nel senso sano, non nel senso dell'intellettuale che si fa le pippe in biblioteca, ma che serve a costruire qualcosa, quella roba qua che tu dici negli anni 90 c'era, adesso non c'è più. Allora io ti domando, perché secondo te? Perché ormai invale il modello del tweet, della cazzata istantanea, diciamo, e del sedurre al momento, e poi non serve a niente il pensiero, e l'ha capito anche Berlusconi, che ormai praticamente dice tu sei circondato di intellettuali, ma adesso c'è il nulla. Il nulla però c'è anche in quel partito che era stato storicamente supportato dagli intellettuali, cioè la sinistra, no? Gli eredi del PC. Tu citami un intellettuale di riferimento oggi per il PD. Chi è? Il libro di Renzi? Cioè, allora, il libro di Renzi e i tweet sono l'unica forma di comunicazione, o il popolo è un po' più intelligente di quello che sembrerebbe e avrebbe bisogno comunque di sostanza intellettuale, quella che non c'è più? Ma guarda, la mia analisi adesso era focalizzata su alcuni partiti, perché avevo in mente questo discorso sul federalismo, ma è del tutto evidente che è un'analisi fatta generalizzata riguardo a tutti. La grande novità che c'è stata negli ultimi anni, dal 2012, 13 eccetera, semmai è stato il Movimento 5 Stelle, che aveva Gian Roberto Casaleggio individuato un altro aspetto: l'importanza della rete, la crisi della democrazia rappresentativa e l'idea di risolvere questa crisi utilizzando strumenti di democrazia diretta. Però questo messaggio è durato pochissimo, insomma, lui è morto ed è morta questa idea fondamentalmente. Mentre invece, perché insomma è chiaro che mi pare evidente che il Movimento 5 Stelle potrà crescere, potrà andare al governo, non mi interessa, però il messaggio che aveva, la visione che aveva ormai finita, è morto, questi semplicemente vogliono andare al potere, stare lì, prima ha detto due legislature, due mandati, adesso sono diventati due legislature, tra un po' diventeranno 25 anni, quindi non c'è più niente dietro, ma il problema secondo me è generale, la crisi dei partiti e il fatto che i movimenti non abbiano avuto un'elaborazione concettuale, i movimenti che ci sono stati dopo, ha provocato questa crisi complessiva, per cui effettivamente tu la politica la fai lanciando un tweet o andando in televisione. Ma questo è sbagliato. Se tu vuoi fare una riforma dello Stato in senso federale, per esempio, hai bisogno di un'analisi dottrinale. Hai bisogno di una dottrina, certo. No? E purtroppo, se no, scusami, professore, se no vengono fuori le riforme tipo Renzi 4 dicembre scorso, quella roba là tutta pasticciata, che alla fine anche il popolo bue ha capito che era una bufala. Ma certamente, proprio quello. Però vedi lì, ecco, se non altro è stato l'ultimo tentativo. Tieni presente che Renzi magari non avrà capito che cosa aveva nelle mani, però dietro c'era un pool di pensatori, di costituzionalisti che l'ha elaborato. Ci sono stati dei difetti enormi, però in ogni caso era un tentativo di dare una svolta autoritaria al paese, passando da un sistema di natura parlamentare a un sistema sostanzialmente dove l'esecutivo controllava tutto. Quindi dietro, per quanto appunto il popolo italiano per fortuna ha rifiutato, c'era una strategia, strategia abbastanza chiara: ricentralizziamo lo Stato, invia i poteri alle regioni. Ecco, e allora oggi chi potrebbe scriverla una nuova riforma federalista? Ma io credo che la cosa importante sarebbe, non credo che ci sia più una persona, ecco, non c'è un miglio che possa da solo fare, io credo un pool di persone, ma il problema è questo: che il leader populista non vuole avere rapporti con intellettuali, diciamo
come si dice, Salvini ha un po' questa caratteristica. Io adesso non lo so che cosa succederà nelle prossime elezioni politiche, eccetera, però certo lui, che sicuramente avrà un ottimo successo in Parlamento, dovrebbe cercare di vedere anche, non so, di contattare persone, che ne so io, che abbiano una portata di questa natura. Io credo che nelle università italiane, insomma, ma anche al di fuori delle università, nel sistema di... ci sono delle persone che ancora diciamo svilupperebbero un messaggio di questa natura. È il momento, però non c'è la possibilità di esprimersi, cioè capisci il problema? E quello, mentre invece allora c'era una elaborazione concettuale molto forte. Insomma, i libri di Miglio uscivano da Mondadori, cioè voglio dire, una sua edizione faceva un'edizione di un suo libro e nel giro di pochi mesi aveva 3 o 4 ristampe. Cioè, oggi non c'è niente a riguardo, ripeto, manca assolutamente. Cioè, mentre Salvini ha avuto, diciamo, ha capito l'importanza dell'euro, ha fatto tavole rotonde sull'euro, ha fatto seminari, panfletto questo argomento che magari sembra che nell'ultimo periodo non abbia più quella centralità che aveva prima, ma secondo me ce l'ha comunque. E sugli altri temi è rimasto, a mio avviso, deficitario. Sto parlando di della forza che secondo me sarà trainante. Quindi è il momento, tu dici, di fare uno sforzo per elaborare qualcosa di veramente solido dal punto di vista della proposta di coniugare sovranismo e federalismo. Per essere sintetici, con una formula un po' terra a terra, diciamo, è inappropriata forse, però il concetto è quello lì. Non è per niente inappropriata. Io penso che, insomma, il problema è questo: vinci le elezioni e poi per cazzo che fare cosa? Dopo? La flat tax? Cioè, perché a questo punto, me lo volete dire, cioè, una lotta terribile per arrivare alle elezioni, magari le vinci, e poi che cosa facciamo? Cioè, non è che uno dice, ma non è che succede come l'altra volta, che poi non si è combinato un tubo? Allora dovresti avere già in preparazione, in cantiere, non soltanto il cantiere sulla flat tax o il cantiere sull'euro, che sono sicuramente importantissimi, cervelli aperti, e con ottimi studiosi, validi collaboratori, eccetera, ma anche sulla riforma complessiva dello Stato. Certo. Allora, professore, abbiamo 2 minuti, però mi ricollego a quello e che hai. 2 minuti significano l'input che è stato dato dai 2 referenti. E appunto, quello volevo chiederti. Perché tu stai... L'input è questo, non tanto che loro andranno a fare le belle statuine a Roma, tanto con questo governo non ci ricaveranno un cazzo. Ma l'anno prossimo ci sarà un nuovo governo. E cosa facciamo allora? 20 regioni a statuto speciale? Ma dove senso? È l'occasione per cercare di ricominciare quel percorso di una riforma in senso federale dell'intero Stato italiano, perché non ha senso il discorso che ogni regione si fa. Le regioni sono troppo piccole, perlomeno alcune, per avere una totale autonomia politica, e d'altra parte sono troppo grandi per poter essere semplicemente unità amministrative. Quindi è chiaro che ci deve essere una riforma complessiva dello Stato in senso federale. Questa sarebbe la grande riforma che l'Italia aspetta da decenni. Bene, allora io ringrazio Paolo Becchi che è stato con noi. Avremo modo di ritornarci sopra, professore, su questa questione, sì, perché hai posto una questione di sostanza, credo non da poco. Intanto ringrazio Paolo Becchi. Per chi volesse poi documentarsi, basta digitare su Google il nome del nostro professore Paolo Becchi, il sito su cui c'è tutto è paolobecchi.wordpress.com. Se mi vuoi passare una domanda, io posso ancora rispondere a una domanda, non so, dimmi tu. Siamo in pausa, adesso dobbiamo fare uno stacco, poi avremo modo di risentirci a breve, però, professore, perché hai gettato un bel sasso nello stagno, come si dice. Scusa la metafora idiota, ma quello è. No, ci sta. Ok. Ciao. Grazie.